ragazzi e bentornati su Itinerari di Pesca. Oggi siamo su nuovo il buio. Oggi nuovo tutorial dedicato a di tutto te. Nuovo tutorial del martedì, quest'oggi dedicato alla montatura, alle due montature per la pesca all'inglese, montatura per la pesca di galla e montatura per la pesca di profondità. Due montature non semplicissime, oppure una più semplice e una meno, ma lasceremo tutto in mano al nostro esperto di disegno e tecnica, Nico 2 che si occuperà di spiegarci al meglio queste due montature con i suoi soliti paltosi disegni. Detto questo, niente, cosa si fa? Buona visione! Grazie Veronica e grazie Nicola. Allora, vediamo un attimo oggi come eseguire due montature semplici per la pesca all'inglese. Quindi, il tutorial di oggi tratterà appunto delle montature per la pesca all'inglese. La prima che prenderemo in esame sarà la montatura per la pesca a galla. Partiamo creando la nostra lenza, naturalmente in questo caso dall'amo, e andremo su. Al nostro amo collegheremo il finale. Adesso poi sarà collegato il trave. Quando peschiamo a galla la montatura è piuttosto semplice, ma comunque richiede alcune piccole attenzioni, proprio perché deve scendere morbida e porre davanti alla bocca del pesce la nostra insidia nel modo più naturale possibile. Andremo quindi a fermare il nostro galleggiante posizionando nella parte inferiore una perlina, o ancor meglio uno stopperino in gomma. Metteremo la nostra girella con moschettone in modo da cambiare in ogni situazione il nostro galleggiante, e subito sopra un altro stopperino. Questo naturalmente sulla lenza proveniente dal mulinello. In questo modo potremo variare molto velocemente e molto semplicemente l'altezza di pesca, quindi per insidiare i pesci nella fascia superficiale del nostro specchio d'acqua, oppure scendere anche un pochino sotto. Naturalmente questa montatura prevede il posizionamento di alcuni piombini atti a tarare completamente il galleggiante. Questi piombini, nel mio caso, come di solito faccio io, sono più ravvicinati vicino al galleggiante e vanno ad allargarsi mano a mano che si scende, in maniera tale che l'esca possa ottenere una tipologia di calata molto morbida e molto naturale, quindi una discesa morbida. Il finale sarà di una dimensione che varia diciamo sui 30 cm. Questo è quanto, anche perché per la pesca a galla non ci servono particolari accortezze. Andiamo adesso a vedere invece la pesca a fondo, e quindi appoggiando il nostro finale sulla base del nostro fiume, canale, lago e quello che sia. Partiamo sempre dall'amo, al quale colleghiamo come prima il nostro finale, la nostra lenza madre che arriverà al galleggiante. In questo caso lo stopperino basso sarà messo come prima. Successivamente andremo sempre a posizionare la nostra girella con moschettone in modo da poterci collegare il galleggiante della dimensione a noi preferita, e infine il secondo stopperino in questo caso verrà posizionato molto più su del galleggiante, e quindi alla profondità alla quale vorremo pescare. Quindi potrà essere posizionato anche sopra la lunghezza della nostra canna da pesca. Questo per facilitarci appunto il lancio, in quanto lo stopperino, ancora meglio sarebbero quei nodi in cotone che si usano appunto per la pesca all'inglese, va a posizionarsi all'interno delle spire del nostro mulinello, e abbiamo poca lenza da lanciare e quindi poter raggiungere profondità anche superiori alla lunghezza della nostra canna da pesca, una pesca scorrevole. Per far scendere velocemente però e raggiungere la profondità giusta, e quindi avere una discesa rapida, dovremo creare un bulke di pallini nella parte bassa, oppure utilizzare un pallettone, in modo da creare tutta una piombatura sulla parte bassa, far scendere velocemente la nostra lenza, appoggiarla sul fondo e mantenerla stabile. Sarà a noi poi decidere se appoggiare più o meno, in base alla sospettosità dei pesci, il nostro finale sul fondo.
potrà essere appoggiato dai 2 cm, sfiorare il fondo, arrivare fino anche a 30 cm, quindi tutta la lunghezza del nostro finale. Quindi la pesca a galla è molto più indicata per la pesca estiva, mentre la pesca a fondo è più indicata per la pesca invernale. Ringrazio Veronica e Nicola di avermi dato come sempre questa splendida occasione di spiegarvi il mondo della pesca e gli ripasso nuovamente la parola. Ok ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo video tutorial. Speriamo che queste due montature vi siano sembrate interessanti. Qualora abbiate comunque domande, richieste, informazioni o suggerimenti anche per altri tutorial, commentate qua sotto. Commentate qua sotto e fatecelo sapere. E comunque, se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale. Che fai? E veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/itinerari di pesca e su tutti gli altri social, Instagram, Twitter e Telegram. Detto questo, vi salutiamo come sempre e vi ricordiamo il nostro motto: catch and release. E viva la patata! Ma dai!